Se fosse solo questione di moduli e interpreti, il Tenny non può dirlo, perché il colpo del Bologna a Treviso ha tanti ingredienti diversi, compreso quella buona sorte, che 3 giorni fa col Piacenza aveva voltato indubbiamente le spalle. Il tecnico rossoblu, come annunciato, rimescola tutto. Gioca un 4-4-2 a rombo con Adailton a sostegno di Marazzina e Fava e opta per il più offensivo Valiani in luogo dell'infortunato Amoroso. I suoi cercano di metterla subito sul piano della superiorità, ma il Treviso di Pillon è studiato per bloccare la mediana e andare in contropiede, con Lupoli e Barreto che si innescano per la prima volta solo al quarto d'ora, forzando però l'intervento del muro Castellini. Arrigoni urla perché il suo centrocampo si muove poco, Adailton fatica a trovare la posizione e quando lo spazio lo creano gli altri sbaglia il tiro e ci vuole un doppio regalo degli uomini di Pillon al 20° per forzare il blocco granitico della partita. Marazzina conquista un pallone gettato al vento da Scaglia, Gissi lo manda al tappeto meritandosi un rosso che solo il buon cuore dell'arbitro Celi trasforma in semplice giallo con annessa furia del tecnico emiliano. Dal dischetto va Adailton, che dopo 3 panchine consecutive ritrova in un colpo maglia da titolare e gol, l'8° del suo campionato. Il Bologna non può però star tranquillo, perché lo svantaggio sveglia un Treviso fin lì letargico, che capisce di dover insistere dalla parte di un Bonetto spesso fuori posizione e crea in un minuto l'opportunità del pareggio, mancato prima da Barreto e poi da Gissi. Pillon vede bene che la rimonta è possibile, a patto però di unire all'ordine tattico una maggiore intensità. Quadrini prova senza successo a sorprendere Antonioli da fuori e lo scollamento del Bologna sulla tre quarti è un invito troppo interessante per Lupoli, che al 31° siede Bonetto che lo teneva in gioco, per veder svanire tutto sul più bello a causa di uno scivolone. L'entusiasmo si rivela arma a doppio taglio per i veneti, che alzano il baricentro concedendo conseguentemente campo ai trequartisti bolognesi, e Valiani decide di evitare altri patimenti ad Arrigoni, combinando splendidamente con Marazzina per il 2-0 al 34°. Secondo gol in bellissimo stile per l'ex riminese e risultato che rappresenta una punizione pesantissima per la truppa di Pillon, che generosamente prova sempre con Lupoli a rimediare ai disastri difensivi ma non ha fortuna. Il Treviso nell'intervallo cambia Venitucci mettendo Piano dietro, Scaglia interno e Quadrini ala, ma è sempre Lupoli l'unico a dare brillantezza e cambio di passo ad una squadra senza fosforo. Antonioli al 9° si salva come può, mentre è Barreto a graziarlo 5 minuti dopo, alzandola de mi-volé dopo un bel lavoro di Quadrini sull'esterno. Arrigoni corregge con la vecchia Bombardini per Adailton e Marazzina. Il passaggio al 4-4-1-1 permette di inglobare meglio i ritmi e di limitare i pericoli per la porta, ma non di legittimare ulteriormente una vittoria che permette comunque al Bologna di tornare a comandare la classifica, ma non di spazzare totalmente il campo dai dubbi. Per il momento e soprattutto a metà di una settimana da apnea può sicuramente bastare il risultato, ma il futuro è ancora tutto da scrivere, anche per un Treviso che, se vuole evitare sorprese sconcertanti, deve in primis credere nei propri mezzi.